Nel video precedente abbiamo cercato di comprendere che cosa Heidegger intenda con la parola gerede, chiacchiera. Oggi cercheremo di farci un'idea di che cosa sia per Heidegger la curiosità, il termine tedesco che il traduttore italiano traduce con curiosità è Neugier. E conviene partire proprio da questa parola perché in essa è già contenuto, in nuce, diciamo così, il senso del discorso di Heidegger. In tedesco Neugier significa, grosso modo, voluttà del nuovo, desiderio delle novità. Infatti la parola si compone di Neu, che significa nuovo, appunto, e Gier, che significa voluttà, desiderio spasmodico, desiderio di qualche cosa dunque che costituisce una novità. Quindi la curiosità, Neugier, significa letteralmente desiderio, voluttà del nuovo. Ed infatti, come la chiacchiera parla tanto per parlare e non è interessata a comprendere ciò di cui parla, quindi a relazionarsi all'ente di cui parla in maniera autentica, allo stesso modo la curiosità è continuamente affaccendata a cogliere la novità del momento per poi subito dopo tralasciarla come cosa che ormai non desta più interesse, senza che essa si soffermi, senza che essa indugi su ciò che per un breve momento cattura la sua attenzione e senza dunque che il curioso si proponga come scopo faticoso ed incessante, la comprensione di ciò che vede. La curiosità è strettamente legata alla vista, alla visione, quella che Heidegger chiama Sicht, o meglio Umsicht, no? Cioè il guardarsi attorno, il guardarsi attorno per cercare di comprendere ciò che abbiamo a portata di mano e dunque utilizzare questo ente alla mano per le nostre necessità. Ecco, originariamente l'analisi di Heidegger coglie appunto questo momento della circumspezio. Il traduttore italiano usa questo termine latino per indicare appunto il guardarsi intorno dell'uomo allo scopo di appunto avvicinare a sé quelle cose, quegli oggetti, quegli strumenti che servono appunto per compiere le sue opere quotidiane, per esempio per procurarsi il cibo. Pensiamo a un cacciatore primitivo che deve appunto avvistare la preda per poterla poi catturare. Ecco, per Heidegger, nel momento in cui ci si riposa da queste occupazioni, no? Ci si ferma in qualche modo dall'operare quotidiano, per esempio perché si è compiuta l'opera o perché ci si prende una pausa di riposo, ecco che non viene meno il procurare, cioè non viene meno l'atto del procurarsi qualche cosa. Pensiamo al cacciatore che doveva appunto procurarsi la preda e doveva appunto andare a cercare le tracce sul terreno, avvistare la preda e poi catturarla. Ecco, nel momento in cui non c'è più questa necessità, ma ci si riposa, o perché ci si prende una pausa, o perché si è compiuta l'opera, Heidegger dice il procurare non cessa, la vista non cessa di fare il suo lavoro, ma si rende, per così dire, libera dall'impegno quotidiano per poter, come dire, andare al di là di ciò che è prossimo, di ciò che è vicino, di ciò che serve appunto alla mia sopravvivenza. E
E allora ecco che questo vedere, questo Umsicht, che si è reso libero dalla necessità, guarda lontano gli aspetti delle cose ed è in qualche modo interessato a cogliere di volta in volta la novità che il mondo gli offre. Tuttavia, il vedere nel momento in cui si esibisce come una pura e semplice curiosità, non fa altro che cogliere gli aspetti superficiali delle cose, perché esso non è tanto interessato a comprendere ciò che vede, ma piuttosto a passare di sguardo in sguardo, potremmo dire, di novità in novità, a trascorrere continuamente in questa eccitazione perpetua del nuovo, senza tuttavia soffermarsi, senza indugiare, senza trattenersi su ciò che esso vede. Possiamo fare un esempio forse banale, ma se esce un libro ed io sono eccitato dall'idea di andarlo a comprare per poterlo leggere, e poi nel momento in cui l'ho comprato e ho sfogliato alcune pagine, ho cominciato a leggere qualche cosa, subito mi stanco, no? Perché viene meno quell'elemento di novità che mi aveva indotto a comprarlo, e dunque lo metto da parte per attendere, quindi per volgere lo sguardo altrove, dove appunto l'eccitazione mi porta a cogliere qualche cosa di nuovo. Per esempio, comprerò un altro libro che ho sentito dire trattarsi di un libro bellissimo, oppure mi rivolgerò a un altro oggetto che la chiacchiera, diciamo così, collettiva, indica come un oggetto desiderabile, come una novità che assolutamente bisogna possedere. E quindi in questo trascorrere di novità in novità non c'è alcun interesse a comprendere ciò che di volta in volta costituisce l'oggetto del mio desiderio. E così il libro verrà messo da parte, non verrà letto o riletto o meditato, ma subito io passerò ad acquistare un altro libro. Il cellulare che ho acquistato un anno fa avrà perso quel carattere di novità che mi aveva indotto ad acquistarlo e, benché funzioni perfettamente, ecco, la curiosità mi spingerà a comprare l'ultimo modello, che è appunto l'attrattiva del nuovo. La curiosità, dunque, dice Heidegger, è strettamente collegata alla chiacchiera, nella misura in cui appunto essa non si concentra sulla comprensione di ciò che costituisce appunto il suo oggetto, ma è piuttosto un perpetuo tentativo di distrarsi. Ed infatti la distrazione, Zerstreuung, non è altro che un modo che l'esserci, il curioso, ha per dimenticare se stesso. E qui vi è certamente una eco pascaliana nei pensieri. Pascal parla proprio del divertissement, del divertimento, come un modo che l'essere umano ha di dimenticare se stesso, di dimenticare il suo essere finito, il suo essere per la morte, direbbe Heidegger, e quindi di esorcizzare in un certo senso quella profonda, radicale angoscia che è legata, è strettamente legata alla finitudine dell'essere umano. Ma adesso vi voglio leggere qualche breve brano tratto appunto da questo paragrafetto sulla curiosità, nel quale vedremo appunto questi concetti che ho cercato di spiegarvi nella maniera più semplice possibile. Allora, leggiamo. Nella quiete il procurare non scompare, ma la circumspezio, cioè il guardarsi intorno per procurarsi
ciò di cui si ha bisogno, la Umsicht, la circumspezione diventa libera, non è più vincolata al mondo d'opera. Ecco, per tornare al nostro esempio del cacciatore, che non è un esempio che fa Heidegger, nel momento in cui il cacciatore ha assolto la sua opera, ha cacciato la preda, non ha altro da fare se non riposarsi e mettersi lì a contemplare le cose. Dunque, vedete che la circumspezio, il guardarsi attorno, è divenuta libera, non è più vincolata al mondo d'opera. Non devo più guardarmi attorno per procurare il cibo, perché questo è un compito che io ho già assolto. Allo stesso modo, coloro che si servivano del lavoro degli schiavi non hanno più da procurarsi il necessario per vivere con l'opera delle loro mani, con il loro lavoro. Ma non hanno da far altro che, appunto, se sono filosofi, contemplare il mondo. Ecco, nella filosofia antica, i filosofi non avevano da lottare quotidianamente per, procurarsi quanto era necessario alla sopravvivenza, ma si trattava per lo più, pensiamo a Platone, pensiamo ad Aristotele, a gente che aveva tutto l'agio di, dedicarsi alla filosofia, in quanto possedeva un patrimonio, possedeva degli schiavi che procuravano loro l'agio, i mezzi per vivere comodamente e potersi dunque dedicare ai loro studi. Nel riposarsi la cura si dispone nella circumspezio divenuta libera, ecco, la pura contemplazione, possiamo dire. Lo svelamento circumspettivo del mondo d'opera ha il carattere d'essere dell'allontanare. Ecco, questa è una parola che la parola tedesca è Entfernen, significa allontanare. Qui il traduttore italiano dice allontanare, ma insomma, questo è un particolare che non è che si capisce molto bene, ma il senso generale è chiaro, diciamo che lo svelamento circospettivo del mondo d'opera, il carattere d'essere dell'allontanare adesso, ormai libera, la circospezio non ha più nulla alla mano di cui procurare l'avvicinamento. Dunque, il cacciatore non ha più da procurarsi la preda, quindi da avvicinare la preda, non ha più da osservare attentamente ciò che è vicino per poter soddisfare le proprie esigenze. Ma ormai questo mondo d'opera, diciamo così, acquista nella quiete del riposo, nella quiete dell'essersi già procurato tutto ciò che serve per la sopravvivenza, per la vita, e diventa questo mondo d'opera, il mondo in generale, le cose, qualcosa da osservare, da vedere, da contemplare in qualche modo, no? Di cui interessarsi non tanto per gli usi quotidiani, quanto per il diletto, per il piacere del vedere, del conoscere, dell'indagare. Pensiamo all'astronomo che volge lo sguardo al cielo per poter cogliere i movimenti degli astri celesti, o al filosofo che appunto si pone le domande sul senso della vita e così via. In quanto essenzialmente allontanante, essa si crea nuove possibilità dell'allontanare. Ciò vuol dire tende al di là del prossimale ente, alla mano, via verso il mondo lontano ed estraneo. Ecco quello che dicevamo, no? Quindi facciamo l'esempio del filosofo che ha risolto i problemi dell'esistenza perché c'è qualcuno che lavora per lui, o di colui che, avendo un patrimonio, non deve lavorare per procurarsi da vivere. Ecco, costoro non hanno più alcun interesse verso ciò che è alla mano, verso la preda che deve essere catturata, verso il raccolto che deve essere mietuto, verso lo strumento di lavoro che deve essere costruito o che io mi devo procurare. Ecco, ciò che è alla mano, ciò che è prossimo, ciò che è lo strumento necessario alla vita degli uomini, tutto questo
non ha più alcun interesse per colui che ha risolto il problema e dunque il suo sguardo va lontano, il suo sguardo non è più posato su ciò che è vicino e che dunque io posso, di cui io mi posso appropriare per soddisfare i miei bisogni, ma avendo già soddisfatto questi bisogni in un modo o nell'altro, nel riposo, nella quiete, la visione, diciamo così, si spinge lontano, si spinge lontano a contemplare l'aspetto del mondo, a contemplare ciò che è più lontano, ciò che è più estraneo. La cura diventa un procurare le possibilità, quietamente indugiando, di vedere il mondo, tra virgolette, solo in base al suo aspetto, no? Pensiamo appunto ancora una volta alla filosofia che, diciamo così, è strettamente legata alla vista. Se noi pensiamo alle idee platoniche, ecco, le idee platoniche sono appunto delle immagini mentali e dunque la vista è l'organo attraverso cui il pensiero si spinge lontano, perché appunto non ha più da preoccuparsi di ciò che è vicino, come dicevamo poco fa, di ciò che appunto serve a procurarsi gli strumenti della propria sussistenza. Quindi qui Heidegger evidentemente sta pensando alla contemplazione filosofica, alla teoria, ecco, ancora una volta è una parola greca che significa appunto vedere, no? Vedere, indagare, e che dunque è collegata all'organo della vista come organo principale della conoscenza disinteressata, della conoscenza filosofica, della speculazione intorno alle cose più lontane, più generali. Pensiamo ancora una volta alle indagini dei primi filosofi sull'universo, sul cosmo, sulla sua origine, alle teorie astronomiche che cercavano appunto di inquadrare i fenomeni celesti in uno schema teorico che poteva anche consentire dei calcoli, per esempio delle eclissi, dei movimenti dei pianeti e così via. Ecco, tutto questo vedere, tutta questa attività propria di chi ha risolto i problemi dell'esistenza e quindi può permettersi di gettare lo sguardo più lontano alle cose che sono più lontane da noi, agli aspetti del mondo più generali e remoti dalle necessità quotidiane. Diciamo che tutto questo fa sì che l'esserci si lasci prendere unicamente dall'aspetto del mondo, un modo d'essere questo in cui esso procura di liberarsi di se stesso, in quanto essere nel mondo. Liberarsi cioè dall'essere presso l'ente alla mano, prossimale e quotidiana. Ecco questa liberazione dalle cure quotidiane. Il filosofo antico non ha da far altro che contemplare l'aspetto del mondo e in questa contemplazione egli dimentica se stesso in quanto essere nel mondo, cioè dimentica se stesso in quanto limitato nelle sue possibilità dal fatto di dover mangiare, dal fatto di doversi procurare una dimora che lo ripari dalle intemperie o delle armi per difendersi dai nemici, eccetera, eccetera. Ecco, tutte queste cose prossimali, tutte queste cose vicine, diciamo così, alle esigenze immediate della nostra vita, vengono in un certo senso dimenticate perché la quiete del riposo, il fatto di aver risolto i problemi materiali dell'esistenza, mette l'esserci nelle condizioni di questa pura contemplazione.
E tuttavia, e qui Heidegger comincia a parlare della curiosità, se questa pura contemplazione, nella quale io mi dimentico di me stesso come uomo che quotidianamente deve badare a procurarsi i mezzi che gli consentiranno di continuare a vivere, questo vedere diventa curiosità nel momento in cui lo sforzo di comprensione viene meno, nel momento in cui l'uomo vede non tanto per comprendere, ma vede soltanto per vedere. Ecco, Heidegger lo dice molto chiaramente questo nel brano che segue. Ma la curiosità divenuta libera procura di vedere non tanto per comprendere ciò che vede, ossia per instaurare un essere a esso, bensì soltanto per vedere. Essa cerca il nuovo solo per poter da lì saltare di nuovo a qualcosa di nuovo, non per afferrare e per essere, sapendone la verità, in porta alla cura di questo vedere, ma per le possibilità connesse a lasciarsi andare al mondo. Ecco quello che dicevamo poco fa, no? Qui non si tratta di un vedere contemplativo, di un vedere che è profondamente interessato a comprendere ciò che vede, ma di un vedere estremamente superficiale, di un vedere che è interessato soltanto alla novità del momento, per poi lasciarla subito andare e, come dicevamo prima, rivolgersi ad una novità fresca. Ma continuiamo a leggere: perciò la curiosità è caratterizzata da un suo specifico non indugiare presso il prossimale. Ecco, la curiosità non indugia presso il prossimale, la curiosità non è interessata ad approfondire ciò che ha tra le mani, no? Facevamo l'esempio del libro. Il curioso legge il libro, ma lo lascia perdere nel momento in cui questo libro diventa troppo difficile, diventa troppo profondo, richiede uno sforzo di concentrazione particolare e dunque egli lascia lì il prossimale, ciò che è vicino per rivolgersi di nuovo a qualche cosa che è lontano, che gli vuole procurarsi, che promette, diciamo così, una nuova eccitazione, ma che lascerà nel momento in cui questa novità sia venuta meno. Quindi ecco. La curiosità è caratterizzata da un suo specifico non indugiare presso il prossimale, perciò essa non cerca neppure quell'ozio che permette l'indugio contemplativo, ma è senza posa eccitata dalla continua novità e dal cambiamento in ciò che incontra. Ecco quindi questa distinzione, no? Tra la contemplazione autentica, la contemplazione filosofica, la contemplazione che impegna tutto il nostro essere, tutti i nostri sforzi nel tentativo di comprendere l'essere del mondo, ed un contemplare superficiale che è proprio della curiosità, che appunto non è interessata a comprendere ciò che essa vede, ma è interessata semplicemente alla novità. E dunque voi capite bene che basta procurarsi qualche cosa perché nel possesso questa cosa perde il suo carattere di novità e dunque il curioso si stanca presto di ciò che si è procurato, di ciò che vede, di ciò che titilla, diciamo così, la sua ingordigia di novità e passa e passa a qualcosa di nuovo. È sempre continuamente preso in questa girandola che, dirà Heidegger poco più oltre, simula
una pienezza di vita, una vivacità di vita, ma in realtà non è altro che un tentativo di dimenticarsi, che a differenza però di quel dimenticarsi, diciamo così, filosofico, profondo, che è autenticamente interessato alla comprensione, questa forma di dimenticanza è più che altro una distrazione e ricorda appunto il divertissement di cui parla Pascal nei pensieri, cioè il dedicarsi continuamente, incessantemente a tutte le forme di divertimento per potersi dimenticare, per poter dimenticare, potremmo aggiungere, l'angoscia del nostro essere finito e quindi la morte come limite estremo di tutte le nostre possibilità. Continuiamo la nostra lettura. Nel suo non indugiare, la curiosità procura una costante possibilità di distrazione. Ecco, quindi la distrazione è quello che in realtà interessa al curioso. La curiosità non ha nulla a che fare con la meravigliata contemplazione dell'ente, col taumazein. Non ci tiene l'esperienza che dalla meraviglia porta al non comprendere, ma procura un sapere al solo scopo di aver saputo. Questo è un passo secondo me molto importante. Qui Heidegger usa una parola del greco antico, taumazein, che significa appunto il meravigliarsi del mondo, il meravigliarsi nella contemplazione del mondo. Ora, questa autentica contemplazione, che si distingue appunto dalla curiosità, dice Heidegger, stranamente porta al non comprendere. E qui io direi di interpretare così: la autentica contemplazione, in quanto è interessata a comprendere, può fallire nel suo sforzo di comprensione. E dunque questa meraviglia della contemplazione porta a non comprendere, porta cioè a rendersi conto di quanto sia difficile e al limite impossibile arrivare ad una comprensione dell'ente, arrivare appunto a svelare il senso dell'essere. Ricordiamoci che Essere e Tempo è un'opera inconclusa proprio perché a un certo punto Heidegger deve ammettere che l'impresa è troppo superiore alle sue forze ed al linguaggio che egli ha a disposizione per esprimere ciò che non riesce ad esprimere con quel linguaggio. E dunque vedete che questa meraviglia che porta a non comprendere, è il segno della genuinità dello sforzo filosofico, della contemplazione filosofica, ed è quanto di più lontano ci sia appunto dalla curiosità. La curiosità, infatti, vedete come dice, la curiosità procura un sapere al solo scopo di aver saputo. Lo scopo della curiosità è quello di aver saputo. Lo scopo di chi compra il libro è quello di divorarlo e poi di metterlo da parte e poi di poter dire io ho letto questo libro nel quale si dice questo, questo e quell'altro. Ma in questo aver saputo manca una reale volontà di appropriarsi dell'ente, perché se ci fosse questa volontà, sicuramente si arriverebbe al punto di dover dichiarare in qualche modo il proprio fallimento, ma un fallimento che è al tempo stesso il segno di una serietà del pensiero, bene navigavi, potremmo dire. Naufragium feci. Ho navigato bene e quindi proprio per questo ho fatto un naufragio. Ho pensato bene, ho meditato bene,
mi sono interessato veramente di ciò che ha catturato la mia attenzione, ma in questo sprofondarmi nella contemplazione, nel pensiero filosofico, devo ammettere di aver fallito. Ma questo fallimento è il segno che il mio sforzo era genuino, non derivava da una semplice curiosità superficiale che non coglie la serietà e la profondità dell'impresa e che si limita semplicemente a leggiucchiare o a imparare a memoria delle cose per poter dire poi di aver saputo o di sapere ciò che ha letto. I due momenti costitutivi della curiosità, il non indugiare nel mondo circostante procurato e la distrazione verso possibilità nuove, fondano il terzo carattere essenziale di questo fenomeno, che noi chiamiamo il non sapersi trattenere. Aufenthalt losige Zeit, l'aufenthalt è la sosta, il non sapersi trattenere, appunto, che è una conseguenza di queste due caratteristiche, il non indugiare presso l'ente, presso il prossimale, la mancanza di come dire, di uno sforzo che implica naturalmente il fatto che io mi fermi a riflettere, che io il libro lo legga non una volta, ma più volte, se è un libro profondo, se è un libro che pone tanti interrogativi, e appunto la distrazione, cioè il rincorrere continuamente l'ultima novità per poter dimenticare me stesso, per poter dimenticare quanto sia difficile l'impresa di cogliere un senso della nostra esistenza. La curiosità è dovunque e in nessun luogo. Questo modo di essere nel mondo rivela un nuovo modo ad essere dell'esserci quotidiano, quello del suo costante sradicarsi. Ecco un altro punto importante. La curiosità è tipica dell'esistenza quotidiana, dell'esistere quotidiano che riguarda tutti noi. E questo essere in tutti i luoghi, in nessun luogo, questo volersi in qualche modo appropriare di tutto senza appropriarsi di nulla, questo trascorrere continuamente da una novità all'altra, questo non essere capace di trattenersi, di indugiare, di meditare, del limite di stare in silenzio, perché ciò che costituisce l'oggetto della nostra riflessione richiede un'attenzione continua, costante. Ecco, tutto questo è il segno di uno sradicamento, del fatto, appunto, che la nostra intenzione non è una intenzione seria, non è un'intenzione autentica, che il nostro scopo è quello di dimenticare noi stessi, i nostri limiti, la nostra temporalità, il nostro destino. La chiacchiera governa anche le vie della curiosità, essa dice cosa bisogna aver letto e veduto. L'essere dovunque e nessun luogo della curiosità è rimesso alla chiacchiera. Questi due modi d'essere quotidiani, del parlare e dell'aspezio, nella loro tendenza allo sradicamento, non sono soltanto sottomano l'uno accanto all'altro, ma l'una maniera d'essere tira con sé l'altra. Ecco, quindi la chiacchiera e la curiosità sono aspetti di un unico fenomeno. La chiacchiera è un parlare che non ha alcun interesse a comprendere ciò di cui parla. La curiosità è un vedere che non ha alcun interesse a comprendere ciò che è oggetto del suo sguardo. Entrambe, sia la chiacchiera sia la curiosità, hanno la presunzione di aver compreso
hanno la presunzione che nulla resti nascosto al loro sguardo, ma in realtà non hanno compreso nulla, hanno soltanto l'illusione di aver compreso un'illusione che permette loro di dimenticare, appunto, come dicevamo poco fa, la condizione propria dell'esserci. La curiosità alla quale nulla resta nascosto, la chiacchiera per la quale nulla resta incompreso, si danno, ossia danno all'esserci che così è, la garanzia di una presunta genuina vivacità di vita. Ecco quello che dicevamo prima, e cioè questo continuo trascorrere da un interesse a un altro, questo chiacchierare in continuazione, questo darsi manforte l'un l'altro, no? Ecco, la chiacchiera segna le vie della curiosità. Io ho sentito parlare di quel libro, si dice che quel libro sia un testo bellissimo, e allora corro subito a comprarlo per poi metterlo da parte. Quando l'ho letto per poi dimenticarlo, no? Nel momento in cui quella eccitazione della novità sia passata. Quindi vedete qui le parole di Heidegger sono molto chiare. E conclude Heidegger dicendo: ma con questa presunzione si mostra un terzo fenomeno che caratterizza la schiusura dell'esserci quotidiano. Il terzo fenomeno è l'equivoco. Con questa presunzione, cioè la presunzione che nulla resti nascosto alla curiosità e che tutto sia già compreso senza bisogno di ulteriori indagini per la chiacchiera, è appunto la caratteristica di queste modalità della quotidianità inautentica e prelude al terzo momento di questa quotidianità, che tratteremo eventualmente in un prossimo video.